In Verona, nello stadio dove ha giocato forse il più grande calciatore di tutti i tempi. Sarà un po' strano anche per te, ci penserai che forse è l'ultima volta che giocherà per la tua squadra. Ma sinceramente, guarda, come quello che diceva Gianluca, non ci pensavo. Lì io ci ho giocato contro il più grande giocatore, ho preso delle imbarcate, quindi so cosa vuol dire, ma adesso non. Scusi, possiamo andare Buongiorno, mister. Scusate, avanti. E quindi non ci pensiamo e valutiamo se dovesse essere così. Siamo stati anche. Come i discorsi riguardano Giorgino, siamo contenti, orgogliosi di aver allenato un grande giocatore. Programmi per la settimana prossima? Fuori I programmi della squadra. sono più o meno gli stessi, quindi la squadra ha rotto le righe per 7 giorni, quindi ci ritroveremo lunedì e poi prepareremo 5 giorni, non so se partiremo poi giovedì o venerdì per questa tournée, però domenica dopo il rientro da Napoli abbiamo 7 giorni fermi. Tu hai I incontri miei, sì, fissati? adesso sono 2 o 3 giorni, sto qua a Verona, che la settimana tornano a casa, poi dopo si riparte per preparare la tournée per chiudere questa stagione. Che insomma, parlavamo proprio una delle tante cose. Ormai 11 mesi che siamo sotto, sembra ieri era iniziato, ma 11 mesi sono tanti, insomma. Pesa. Guarda, ti sei piaciuto quest'anno? Cioè, Ma se lo sì, avessi dovuto molte parlare. volte si è sempre insomma, valutati per i risultati. Io anche altre, dovevo fare bene anche altre cose, non lo so, io credo che lo specchio, la squadra, che sono molto contento e perché no fare meglio, ci proveremo sicuramente. Per domani c'è un'idea di massimo di quello che potresti cambiare, non cambiare, se avete anche l'essenza, un turnover Ma magari di difensivo. certo gioca Nicolas dall'inizio e gioca basta, quindi l'unica cosa di certezza è valutato così, quindi credo che sia anche un premio a quello che è stato la sua stagione, sempre positivo. Dispiace un po' per Rafa perché comunque fare 38 su 38 era una cosa molto importante, però abbiamo deciso così per premiare credo l'attaccamento, l'atteggiamento di Nicolas, che credo che sia un portiere che abbia grandi possibilità. Ti chiedo, non c'è un parallelo con Conte che ha detto che è difficile migliorare questa squadra, però dall'alto di tutti questi punti chiaramente, stai pensando magari come una società che certamente avrà questa idea come si può migliorare, non dico un campionato come questo, però comunque fare un salto in più, mantenersi, confermarsi. Insomma, già date per certo che Romulo vada via, Iturbe vada via, quindi sono tanti, quindi vedremo. Migliorare credo che piaccia a tutti. Poi migliorare una squadra che fa 102 punti, non so, cioè, noi pensiamo a casa nostra, noi credo che siamo molto contenti e orgogliosi, e poi cercheremo di migliorarci, poi magari non ce la faremo, sarà più difficile il cammino. No, perché non provarci e sicuramente da parte mia ci proveremo, come credo insieme a Sean, alla società, cercheremo di migliorare assolutamente questa squadra. Non è detto che non ci riesca, però sicuramente ci proveremo. Diol, Bamsik, forse Reina, Gulam, come se l'aspetta questa squadra così di maneggiata? Che tipo di partita si Vabbè, aspetta? rimaneggiata, ma loro è una squadra che doveva competere su 3 competizioni, quindi ce n'è un'altra che non sarà come, però sono giocatori di primo livello, quindi magari magari può
possiamo parlare di Nicolas, la gente che ancora mentre si mostra, anche se è l'ultima partita, comunque ci saranno sempre motivazioni personali e comunque sempre di squadra che comunque a giocare per peso non gioca nessuno, quindi non so che tipo di squadra troveremo, mi piacerebbe ritrovare la mia squadra come ho trovato nell'ultima partita. Mister Mandolini quest'anno ha portato due giocatori in nazionale, probabilmente andranno ai mondiali. Da quello che ci hanno detto, insomma, da quello che abbiamo letto, il più felice sembrava lei quando è tornato Moras, quando ha avuto la notizia di Romolo. Quanta soddisfazione ha un allenatore quando manda due giocatori alla preconvocazione? Ah, io ho fatto il mio, ma credo che gran parte il merito vada ai ragazzi, insomma, ha fatto una stagione importante e si meritano questo. A ulteriore gratificazione, perché insomma i mondiali è una cosa, io non li ho mai fatti, magari li avrei meritati anche a me, mi fatti, quindi chi va alla fine poi se l'è meritato, se l'è sudato, se l'è guadagnato, e quindi io il primo a essere contento sono io, poi e poi seguono tutti gli altri, la società, i compagni, però credo che se lo siano meritati ampiamente.